molto bella. Ma non sembra felice di rivederti. È una tua opinione e ora te lo dimostrerò. Che ti dicevo? Non aver fretta, cugino Attilio. Lucia sarà mia. Scommetto 1000 ducati. E io ne scommetto 2000. Parola di Don Rodrigo l'avrò, come ho sempre avuto tutto ciò che ho desiderato. Accetto la scommessa. Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti vien quasi a un tratto a restringersi e a prender corso e figura di fiume. Qui, per una delle tante stradicciole che dalle alture corrono a riva, tornava bel bello dalla passeggiata verso casa, il giorno 7 novembre dell'anno 1628, Don Abbondio, curato di una di quelle terre. Temiate di coloro che uccidono il corpo e dopo di ciò non possono fare altro di più. Aspetti, signor curato, Don Abbondio. Cosa comanda? Lei ha intenzione di celebrare il matrimonio fra Renzo Tramaglino e Lucia Mondella. Matrimonio? Oh, sì, voi sapete bene, questi giovani combinano guai e poi vengono da noi poveri preti. Ebbene, questo matrimonio non sa da fare, né ora né mai. Se mi volessero suggerire il modo... E noi dovremmo suggerire a lei che conosce il latino. Zitto tu! Il signor curato sa ciò che più gli conviene. Pertanto, l'illustrissimo signor Don Rodrigo, nostro padrone, la riverisce caramente. È sempre disposto all'obbedienza. Speravo che mia figlia andasse a nozze in un momento migliore, non con la guerra in giro. Corre anche voce che quest'inverno avremo la carestia. Certo, è sempre colpa della guerra, Ma Renzo è un bravo giovane, è uno dei migliori filatori e poi ha un po' di retto tutto suo e se la caverà sempre. È vero, dico giusto. Eh sì, con una sposa così quelle uomo non avrebbe affrettato i tempi. Giuratemi che non farete parola con alcuno, Ma certo. Gesù Maria, quella lì è gente senza timor di Dio. E come farete ora, poveretto voi? Ecco, questo è l'aiuto che voi sapete darmi. Veramente, c'è chi potrebbe aiutarvi? Sì. L'arcivescovo, dicono che sia un sant'uomo. Voi dovreste rivolgervi a lui. E da dove? Dalla tomba. Se solo sapessero, quelli là ci mettono un niente a scannare un cristiano. E poi chi sta in alto non si confonde certo con noi, poveri parroci della miseria. Bevete un goccetto intanto. Salve ragazzi! Ehi, ciao! Salute! Cos'è il vero? Parlare a Don Abbondio. Cosa lei che vuole? Se accomodi. Grazie. Sono venuto per sapere a che ora le fa comodo celebrare le nozze. L'ora? Di quale giorno? Ma come di che giorno? Non si ricorda che è stato fissato per oggi? Oggi?
Oh, abbiate pazienza, ma oggi non posso. Non posso perché non mi sento bene e poi ci sono degli imbrogli. Imbrogli? Rimproveri dei superiori, pasticci e poi tutte le formalità. Oh, e poi gli impedimenti. Ma sì. Sul curato, ecco qui. Ma cosa dici? Error, condicio, votum, cognatio, crimen, cultus disparitas, visordo, scissis affinis. Ma lei sta scherzando? Cosa vuole che me ne faccia del suo latinoro? Io vorrei tanto vedervi felici, ma la legge non è stata scritta da me. Ripassate fra 15 giorni. 15 giorni? Ma insomma... Non andate in collera. Farò del mio meglio per rimuovere ogni impedimento. E intanto pazientate. Perpetua, quel buon uomo del signor curato mi ha riempito la testa di ragioni che non ho ben capito. Io non so niente dei segreti del mio padrone, proprio niente. Perpetua, un povero figliolo ha bisogno di aiuto ed ecco qua, anche il suo curato. Io non posso dir niente perché non so niente, ma i poveri sono poveri. Il padrone non vuol far torto né a voi né agli altri. Lui non c'ha nessuna colpa. Colpa? Di chi è dunque la colpa? Parlate. Parlate. Ma non posso, ve l'ho detto. Ci sono tanti prepotenti. Cosa volete che possa un umile parroco contro i signori che spadroneggiano sulle nostre terre? Dunque c'è qualcuno che vuole impedire queste nozze? Io non so niente, non vi ho detto niente. Chi è? Chi è quel prepotente che non vuole che io sposi Lucia? Deve dirmi. Ma Renzo, per carità, badate all'anima vostra. Ci va di mezzo la vita. Lo voglio sapere. Parli chiaro e subito. Ragazzo, se ti senti il bruciore addosso, io non so che dire. Ma io non voglio andarci di mezzo, perché se io parlo, sono morto. Capisci? Promettimi, giurami che non farai parola con alcuno. Le prometto solo che farò una sciocchezza se non mi dirai il nome. Dunque parli, presto! Bene. Il suo nome è... Ah, sì! Allora ci penso io! Se ne accorgerà quel figliasco! Renzo! Perpetua! Ma che succede? Il curato sta male, poveretto! Niente emergenza! Non sapevo che quello scellerato di Don Rodrigo ti avesse fatto oggetto delle sue attenzioni! L'ho trovato sul mio cammino all'uscita dalla filanda e... Io l'ho sempre evitato, mamma. Sono sempre l'ultimo a sapere le cose, io. Ne ho parlato soltanto con Fra Cristoforo, in confessione. Ma perché non ti sei confidata con la tua mamma? Non volevo spaventarti. Il buon padre Cristoforo mi consigliò di affrettare i tempi ed è per questo che vi ho pregato di non indugiare oltre. Dannato assassino! Lo ucciderò, quel cane! Per amor di Dio, Renzo, non procurarti altri guai. Ce ne andiamo via da qui. Non è possibile finché non saremo marito e moglie. Sentite adesso il consiglio di una persona anziana. Tu adesso, Renzo, andrai a Lecco, chiederai del dottor Azzecca Garbugli, ma non chiamarlo così, né che lei è il soprannome. È una persona molto saggia e un uomo che ha molto studiato. Prendi questi quattro caponi e vai senza perdere tempo. No, passa di là, che nessuno ti veda. Si può? La pace di Dio sia con voi. Venite avanti, fratello. Sono venuto per la raccolta delle noci. Attento! E il matrimonio? Si deve rimandare, il curato è ammalato. Come va la cerca? Poco bene. Tempi duri. La terra è arida. Sarà un'annata terribile. Tenete, buon padre, e mi fareste una grazia? Certo, in che posso? Abbiamo urgenza di parlare con padre Cristoforo. Potete comunicarglielo? Fra un'ora saprà del vostro desiderio. Arrivederci. Thank you.
sera. Scusate, abita qui il dottore? Adesso vi apro. Grazie. Venite, venite avanti. Ma che belle bestie. Io vorrei... dovrei parlare col vostro padrone. In che cosa posso servirvi, figliolo? Venite, figliolo, venite. Esponetemi il vostro caso in tutta tranquillità. Lei deve scusarmi, signor dottore. Sono un povero giovane onesto, ma ignorante, purtroppo. E forse non so spiegarmi con chiarezza. Vediamo, vediamo. Sedetevi. Vorrei sapere... se è reato minacciare un curato perché non vuole celebrare un matrimonio. Cercherò subito di sbrigare il vostro caso. Lo sapete leggere? Appena. Bene, seguitemi con l'occhio. Ecco qua. Con tirannide esercitano concussioni, atti tirannici, eh? Eseguono o non eseguono matrimonio. È il vostro caso. Vedete? La legge parla chiaro. Io sempre mi rimetto alla legge. Quando uno ha ragione, lo difendo anche a costo di andare contro il governatore. Oh, ma piuttosto ditemi, non siete per caso un bravo? Non vi sarete tagliato il ciuffo che li contraddistingue dai giovani onesti? Non ho mai portato il ciuffo in vita mia, io. All'avvocato bisogna dire le cose chiare. Tocca a noi avvocati, poi a noi uomini di legge imbrogliare tutto quanto. Dovete parlarmi come al confessore. Le cose stanno così. Quello scellerato di Don Rodrigo. Come? Don Rodrigo? Che avete detto? Andate via subito. Voi e le vostre fandonie. Ma come? Lei ha detto che ho ragione. Me ne lavo le mani di queste sporche faccende. Non si viene a disturbare un galantuomo. Fuori. Fuori! Andate fuori e non tornate più. Andate! Andate via e non dimenticate di riprendervi quelle bestiacce. Fuori! Ignoranza, che assurdo! Le cose stanno dunque a questo punto. Lei non ci abbandonerà, è vero, padre Cristoforo? Abbandonare? No. Vediamo. Pensiamo a quello che posso fare. Rimproverare Don Abbondio? No. Informare il cardinale? Nemmeno posso ospitarvi in convento perché i bravi di Don Rodrigo arriverebbero fin là. Eppure io credo che una soluzione... Una soluzione ci sarebbe. Se ci avessi fra le mani quel vigliacco. Renzo! Abbandonati da tutti nel momento del bisogno. Renzo. Renzo. Tu cerchi amici. E non sai che Dio è l'amico dei tribolati e dei sofferenti. Non fare che il pensiero della vendetta sfiori la tua mente. Mi perdoni, padre. Ma in certi momenti... Prometti che non ti abbandonerai all'odio. Lo prometto. Ascoltatemi. Oggi andrò a parlare a quell'uomo. Fatelo passare. Ah, volentieri. Venga avanti. Certo, è un'ora importuna. Dovrei parlare da solo con lei, Don Rodrigo. Bene, parleremo. E intanto si porti da bere al padre. Veramente, non vorrei. Non è cosa per me. Sono un frate. Non mi farà questo torto. Sarà mai che un cappuccino vada via da questa casa senza aver gustato il mio vino, né un miserabile creditore senza aver assaggiato le legnate dei miei servi. No, caro Podestà, per me quei moti sconsiderati della plebaglia a Milano non sono che bassa politica. E bene ha fatto il conte d'Olivares. Eh no, carissimo conte Attilio, ambasciatore non porta pena. Non lo so. Sentiamo il parere di padre Cristoforo. Non mi intendo di regole di cavalleria. Scuse, scuse.
Sappiamo che lei non è stato sempre frate e che qualcuno ha conosciuto la lama della sua spada. Dica, lei crede che il messaggero sia inviolabile? Se porta cattive novelle, no. E lei, uomo di legge, cosa ne dice? Io? Cosa volete? Io godo di questa dotta disputa. Signori, allora, padre? Il mio parere è che non dovrebbero esserci sfide, né messaggeri, né bastonate. Perché parlate sempre di violenza? Ah, giusto. Pronchiamo la questione. Bene. Allora un brindisi al conte d'Olivares. Io non bevo più da anni e mi farebbe male. Ma come? È un brindisi al conte Duca. Non può esimersi. Certo. Viva il vino delle prospere terre di Don Rodrigo, dove regna l'abbondanza ed è bandita la carestia. Forse l'unica terra, perché di carestia quest'anno ce n'è molta. Ma sono i fornai che nascondono il grano. Buoni processi ci vorrebbero. Che processi? Bisognerebbe impiccarli, dare l'esempio. Eccomi ai suoi comandi, padre. In che posso ubbidirla? Vengo a pregarla di una carità. Certi uomini di malaffare hanno fatto il suo rispettabile nome per impedire a un vecchio curato di fare il suo dovere. Lei può, con una parola, rendere giustizia. Lo può, volendo. La coscienza, l'onore. Mi parlerà della mia coscienza quando verrò a confessarmi. In quanto al mio onore, io sono l'unico custode. Non era mia intenzione dispiacerla, ma non sia ingiusto verso quei due giovani. L'innocenza è più potente della forza. Padre, il rispetto che io porto al suo abito è grande, ma non faccia in modo che io debba dimenticarlo. Io chiedo solo giustizia. Mi ascolti. Qua giù in terra lei potrà molto, ma... Quando mi vien voglia di ascoltare una predica, vado in chiesa. Il predicatore in casa è un privilegio dei principi. Dio le manda un ministro indegno e miserabile a pregare per un innocente. Insomma, padre, mi sembra che ci sia una fanciulla che le preme molto. Mi preme, è vero, quella fanciulla, ma non più di lei, signor Don Rodrigo. Ebbene, la consigli di mettersi sotto la mia protezione. La vostra protezione? Avete colmato la misura e ora non vi temo più. Come parli, frate? Parlo come si parla chi ha abbandonato da Dio e non può più far paura. La vostra protezione, quella innocente, Lucia, dico. Vedete come pronuncio il suo nome a fronte alta? È sotto la protezione di Dio e voi non potrete più nulla contro di lei. Come osate in questa casa? Ho compassione di questa. Dio non può avere riguardo a quattro pietre e timore di quattro sgherri. Verrà un giorno... Escimi dai piedi, temerario poltrone incappucciato! Ringrazia il saio che ti protegge! Vattene con le tue gambe per ora! Villano rincivilito! E in seguito vedremo, ti insegnerò a parlare. Accompagna il frate alla porta. Ho sentito tutto. Ho bisogno di parlarle. Dite presto. Non qui, è pericoloso. Io so molte cose e mi voglio salvare l'anima. Cercherò di venire domani in convento. Dio vi benedica. Per carità, la prego, non faccia mai il mio nome. Una soluzione c'è. Quale? Quale? Un matrimonio di sorpresa. Padre Cristoforo sarà contrario, ma non c'è altra via. No, mamma. Io non darò mai questo dispiacere al padre. Ma l'importante è sposarci. Lucia, se non cerchi di vincere questi timori, io farò una stupidaggine. No, Renzo, per l'amor di Dio. Farò quello che vuoi tu. Ci vorranno due testimoni. Sarà una bella sorpresa per Don Abbondio, te lo dico io. Tonio e Gervasio. Posso domandarlo a loro, li invito a mangiare. Ma con la perpetua come si fa? Non ci lascia entrare quella. Stai tranquillo, alla perpetua ci penso io. Avanti, avanti. Non ditegli niente. La pace sia con voi.
Non c'è nulla di buono da sperare da quell'individuo. Ma la divina provvidenza mi ha già mandato un segno. Ancora non posso dirvi nulla. Ma tu, Renzo, domani sera verrai al convento. Se non puoi venire, manda una persona fidata. Ora devo correre al convento. Fede, coraggio e addio. A domani. Grazie. Grazie, arrivederci. Un, due, tre, a fondo. Parato. Riprovate. A fondo, via. Parato. Parato. Toccato. Per adesso basta. Caro Don Rodrigo, oggi siete meno efficace del solito. Padre Cristoforo lo ha convertito. Che volete dire con Piatino? Non ascoltatelo, maestro. Scherza. E voi perché non pagate la scommessa? San Martino non è ancora passato. Basta, continuate voi. Criso, mi devi la vita, ricordi? Certo, mio signore. Io ho ucciso e voi mi avete accordato asilo. Comandatemi pure. Per domani quella Lucia deve trovarsi qui. Se quel tanghero dello sposo vi darà fastidio, non risparmiategli legnate. Water! Giù! 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 Vai di là. Uè, se vinci sempre a te. Parlo del debito che hai col curato per l'affitto del potere. Se tu vuoi, ti do il mezzo di pagarlo. Dici davvero? Sì. E così potrò riavere la collana di mia moglie che il curato ha voluto come pegno. Senti, Tonio, ho bisogno di un piccolo favore. Mi servono due testimoni. Ehi, oste! Vengo. Eccomi. Ma cosa vuoi, farci morire di sete? Ecco qui il vino. Chi sono quei gentiluomini seduti là in fondo? Com'è che si chiamano? Quei tre. Brava gente del paese. Uno si chiama Renzo, filatore di seta di prim'ordine. L'altro, quello a destra, è Tonio, un ragazzo allegro, lavoratore. Il terzo è un sempliciotto che mangia volentieri e beve come una spugna, se gliene danno. Chi sono quei forestieri? La prima regola del nostro mestiere è di non rispondere sui fatti degli altri. Gli avventori sono tutti galantuomini quando bevono e pagano. E se hanno da regalare un coltello nella pancia a qualcuno, sono ancora più galantuomini se lo fanno lontano dall'osteria. Ma che bella cosa che Renzo voglia prendere moglie. Vuoi star zitto, bestia? È ora d'andare. Dai, dai su, dem. Le polpette, uè. Oui, dem, su. Dem, su, dai, dai. La strada è deserta. Andiamo che è l'ora. Su, brava. Coraggio. Coraggio, che è come cavarsi un dente. E l'hai preso, su. Ognuno al suo posto. Al tempo giusto vi avvertirò. Animali, nascondetela! Quella servirà dopo. Carneade. Chi era costui? Questo nome mi par bene d'averlo già sentito. Sono io, Tonio, con mio fratello Gervasio. Ora da cristiani questa? Tornate domani. Va bene, venivo a saldare quel debituccio, ma se voi non volete, allora... Boh. Aspettate, apro subito. Mi raccomando, attenzione, anche voi Agnese. Buonasera. Buonasera, il signor curato vi aspetta. Voi, Agnese, di dove venite a quest'ora? Vengo da Grizzano, Perpetua. E ho fatto tardi per causa vostra. E perché mai?
Su, voi entrate che adesso vengo. Dunque, una donna di quelle che vogliono fare pettegolezzi a tutti i costi diceva che voi non vi siete maritata col Beppe e con l'Anselmo perché sono stati loro che non vi hanno voluta. Ah, oh, ma che bugiarda, bugiarda! E chi è questa screanzata? Ebbene? Qui non c'è nessuno. Maledizione. Qualcuno avrà parlato. Ora che facciamo? Silenzio. Zia. Lucia. Zitto, sei morto. Lascialo. E tu vattene e non far parola con alcuno di quanto hai visto. Oppure... Allora, andiamo? Sì, andiamo via. Nascondiamoci qui fuori, però prima qui dentro distruggiamo tutto. I 3, 24 e 25. 26... 27, 20. No, sono 25. Ora mi darà la collana della mia testa. Ah, giusto. Dunque, vediamo un po'. Dovrebbe... Eccola qui. Sì, è questa. Sì, però vieni. Adesso... Così si siamo mette a un posto, po' di nero eh? Sul bianco. Come? Non vi fidate di no, me? No, non è per questo. Ma il mio nome è segnato sul libraccio dei debitori. Ah, è vero, sì, sì, più che giusto. Ecco qui. Ricevo dal Tonio la somma di 25 berlinghe per saldare il mio debito. Signor curato, in presenza di questi testimoni, questa è mia moglie. Tradimento! Aiuto, Perpetuo, al ladro! Signor curato, apra! Ambrogio, presto, le campane! Ambrogio, suonate le campane! Siamo stati scoperti, maledizione! Avanti su, vesti! Dove andate? A casa no, indietro, correte al convento! Medico, che cosa fai qui? E sei stato da padre Cristoforo? Ve l'ho già detto, dovete correre subito al convento! Ma cosa è successo? C'è il diavolo in casa vostra, vi volevano ammazzare! Padre Cristoforo lo sapeva, mi ha detto di avvertirvi! Correte al convento, vi dirà lui! Andiamo uomini, facciamo presto! Ehi, zia! I 10 soldi che mi avevi promesso. Eccoli qua. Mica te li dimentichi, eh? Qui sono voi, non è successo. Oddio, oddio, che paura! No, non c'è più nessuno. Vi ringrazio. Tornate a casa. È cattiva gente, gente che gira di notte. Ma adesso vi ho detto che è finito. Potete andare a casa, non è finito? Oh. Buonanotte. Io l'ho lasciato là e vado via, eh? Presto! Senti! E ora che dirà Don Rodrigo? Ma padre, di notte, con donne, in chiesa. Omnia munda mundis. Lei ne sa più di me. Figlioli, siete scampati a un pericolo grave. Questo paese non è più sicuro per voi. La prepotenza dilaga sempre più. Voi donne, con questa lettera andrete al convento di Monza. Tu, Renzo, andrai al nostro convento di Milano. Al lago troverete una barca, vi trasporterà all'altra riva. Poi un carro vi porterà a Monza. Mi occuperò io delle vostre cose. Che disgrazia, dover lasciare la nostra casa. Preghiamo, figliore.
Addio, monti sorgenti dall'acqua ed elevati al cielo, cime inuguali note a chi è cresciuto tra voi e impresse nella sua mente non meno che lo sia l'aspetto dei suoi più familiari, torrenti dei quali distingue lo scroscio come il suono delle voci domestiche, ville sparse e biancheggianti sul pendio come branchi di pecore pascenti. Addio, quanto è triste il passo di chi cresciuto tra voi se ne allontana. Questo è per voi. No, 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 no. Ma perché? Se non ci si aiuta fra di noi, ma no. Buona fortuna. Grazie. Lucia. Lucia, amor mio. Perché? Dimmi, quando ci rivedremo? Se farete come ha detto padre Cristoforo, molto, molto presto. Leggete questa lettera. Va, Renzo. Arrivederci. Ah, fra Cristoforo. Entrate, entrate tu. Entra. Seguite. Seguitemi a qualche passo. Perché il paese è maligno. E chissà quante chiacchiere si farebbero se si vedesse il padre guardiano con una bella giovine. Non c'è altri che la signora. Essa vi può fare del bene. Venite. Ora parlerete con la signora. Vi comprenderà. È qui. Raccomandata da un mio confratello. Ecco, reverenda madre, deve sapere che noi... La ragazza ha bisogno di protezione sicura. La colpa è di un cavaliere, un prepotente. Confidatevi, figliuola. Ditemi di quale sopruso siete vittima. Mia figlia era promessa sposa a un giovane e quel cavaliere ha intimidito il curato che non ha più voluto celebrare il matrimonio. Non ho rivolto a voi la domanda. Reverenda madre, questa è la verità. E io vorrei morire piuttosto che cadere nelle mani di quel prepotente. Vi credo. Vi aiuterò. Resterete qui in convento. Buttane via un altro, buona niente io che sei. Io l'ho avuto, cavano da solo. Dove si va a prendere più pane? Avanti, più avanti, andando delle cose. Era tempo di grande carestia e la moltitudine voleva far nascere l'abbondanza con il saccheggio. Il governo voleva invece mantenerla con la galera e con la corda. I mezzi erano convenienti fra loro, ma come avessero a fare con il fine, il lettore lo vede. Come valsero infatti ad ottenerlo, lo vedrà a momenti. Guardie! Gli alabardieri, ci sono le guardie! Attenzione! Le guardie! Le guardie! Fateli stare indietro! 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 Mandate a casa! A casa! Che dirà il re nostro signore? Vediamo giustizia! Giustizia!
volete, ma non è questa la maniera! Canaglia! La casa del vicario è qui vicino! Facciamogli una visita! Possiamo farle, altrimenti non avremo più pace. Pacco, traditore! È un servitore del vicario travestito da contadino. No, non è vero! È una spia! Picchiamolo alla porta di casa tua! Il vicario! Viva Ferrer! Viva Ferrer! Non vogliamo nessuno! Por favor, signori, vi prego, lasciateci passare. Parlerò io col vicario, state tranquilli. Apartaos. Adelante, Pedro, con juicio. Condurrò io stesso il vicario in prigione. Sarà castigato se è colpevole. Su, smettetela. Basta, smettetela. Riuscirà a sistemare le cose, che le cose si mettono, ma non lo so. Lasciami vedere, no. Perdono usted, don González. La passerà male si es culpable. Adelante, Pedro, si puedes. Oggi si è visto che a farsi sentire si può ottenere quello che è giusto. Bisogna andare avanti finché non ci sia un rimedio alle infamie di un tiranno che più le commette gravi e più resta impunito. E quel che è peggio, e io lo so perché ho parlato con avvocati, che le leggi per colpirli ci sono e stampate sui libri. E dovrebbero essere applicate per tutti, ricchi e poveri. Ah, ma andate a dire le vostre ragioni a certi dottori, a certi avvocati, per avere giustizia. Sono tutti uguali, provate, sì, provate. Ah, sì, vi danno retta come il Papa ai furfanti. Ma allora cosa si dovrebbe fare? Se al governatore dobbiamo pagare ogni mese 25.000 scudi. E se i dazi vanno alle stelle, eh? Bisogna che chi comanda faccia le cose secondo le leggi. Dove è scritto prigione, prigione sia. Bravo, giovinotto, hai parlato bene. Tutti come te ci vorrebbero. Domani a Piazza del Duomo. Bene, tutti. Bene, parla bene quello. Domani? Ma io sono qui di passaggio. Chi mi può insegnare un'osteria per mangiare un boccone e poter dormire questa notte? Vi accompagnerò io all'osteria della Luna Chiena, qui vicino. Basta! Alla prima tavola. Bene. Già, perché tutti quelli che regolano il mondo risolvono tutto con carta, penna e calamaio. Sempre la carta per aria. E siccome la penna la tengono loro, le parole che dicono volano via, spariscono. Se può fare un povero figliolo, eppure il pane c'è. Soltanto che bisogna prenderlo ai ricchi. Voi, voi, che cosa fareste se foste al comando, Beh, io vorrei che mi rilasciassero un biglietto con scritto
Ambrogio Fusella di professione spadaio, con moglie e quattro figliuoli. Gli si dia tanto pane e paghi tanto. A voi dovrebbero dare un biglietto con sopra scritto... A proposito, qual è il vostro nome? Io? Lorenzo Tramellino. Senza figli e senza moglie, per colpa di un prepotente. Ecco, così si dovrebbe. Beh, ora vi saluto, amico. E buona fortuna. Ah, ancora un giorno. Lasciatemi. Lucia, Lucia, che cosa farai adesso? Io sono triste. La mia sposa. Perché non ammazzano quel Don Rodrigo? Ma lo farò io! Lorenzo Tramaglino è quello là. Lorenzo Tramaglino? Lorenzo Tramaglino, alzatevi presto e venite con noi. Ma cosa volete? Chi vi ha detto il mio nome? Venite con noi, vi sarà spiegato tutto al commissariato. Lasciatemi! Io sono un libero cittadino, non ho fatto niente di male. Su, portatelo via! Io non ho niente a che fare con la giustizia! Voglio essere condotto da Ferrer, quello lo conosco! Fatemi parlare con lui! Lasciatemi! Io sono un libero cittadino, diteglielo voi! Io sono come voi, non ho fatto niente! Non ho fatto niente, c'hai ragione! Bravo, figliolo. Così va bene. E adesso andate dritto, dritto, senza guardare in qua e in là, così nessuno baderà a voi. Sbrighiamoci! Stringi le manette! Ai! 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 Ai, chi è che grida? Chi è quel cuore? È un malvivente, l'abbiamo colto sul fatto. Calmatevi. Negli occhi! Mi portano in prigione perché ho gridato pane e giustizia. Liberatemi! Basta! State indietro! Vogliamo giustizia! Questo è un malvivente! Giustizia vogliamo! Per favore, per andare a Bergamo. Da Bordo Orientale. Grazie. Dai, butta le mani. Griso, che notizie da Monza? E di Lucia? Si è rifugiata nel convento e vive nascosta come se fosse monaca anche lei. Per forza, con quello che sta succedendo a Milano, assalti ai forni, sommosse. E la madre? La madre è tornata giù al borgo. Andrà a chiedere aiuto a padre Cristoforo. Ho paura che quel villano incappucciato questa volta non potrà aiutarla. È stato trasferito a Rimini. Ho inviato un messaggio all'innominato. Domattina presto andremo a rendere visita al nostro potente vicino. Al castello dell'innominato. Ti sorprende? Quanto più difficile è l'ostacolo, tanto più potente deve essere l'alleato. Sei testardo, ma sei certo che sia solo per la scommessa? Per la scommessa e basta. Non voglio che si possa dire che Don Rodrigo ha perduto un duello, né tantomeno una scommessa. Quel paese? La città di Bergamo, terra di San Marco, ehi, Repubblica Veneta! Viva San Marco, viva la libertà! Castello dell'innominato. Ah.
Preparatevi a lasciare le armi. Salute. Guardate, anche il nostro padrone è costretto a presentarsi disarmato. Mio signore. Sta giungendo Don Rodrigo. Fallo passare. Quando Don Rodrigo ci fa visita è solo per chiedere... Vai, fai quanto ti ho detto. Sì, mio signore. Mio signore onoratissimo. Come state? Le stagioni passano, amico mio. È un po' che non ci vedevamo. Se non vado errato, da quando avemmo quello screzio col conte della Rocchetta. Pace all'anima sua. No, vi prego. Ho ricevuto il vostro messaggio. Mi sono impegnato in una scommessa. Ne faccio una questione d'onore, credetemi. Mi sono ricordato allora della vostra promessa. Sì, ho già pensato come favorirvi. Prendi due uomini e vai a Monza da Messer Egidio. Dagli questo messaggio. E aspetta sue istruzioni. Vai. Messer Egidio ha molta influenza su madre Gertrude. La signora del convento. Io penso che vincerete la scommessa. Scusate, sta qui un certo Bortolo Castagnari? Sì, da che là il capo reparto. Grazie. Bortolo! Enzo! Cugino mio, finalmente sei qui! Ah. Ma quante volte mi hai fatto scrivere prima di deciderti? Sì, è passato di tempo, eh? Ma vedo che stai bene. Vedrai, starai bene anche tu. C'è molto bisogno di tiratori bravi come te. Certo, il salario non è molto. Già, la solita storia. Per chi lavora dall'alba al vespro il pane è scarso, ma i padroni e le madie ce l'hanno sempre piene, e non solo di pane. L'ho visto io a Milano, il popolo affamato, e la polizia stare dalla parte dei signori. Penso. Come parli? Eri più tranquillo una volta, sei cambiato. Ma certo che sono cambiato, e come me tanti altri. Bisogna ribellarsi alle ingiustizie, e che si riconoscono i diritti di chi lavora. Calmati, Renzo. Perché qua, con queste idee, non mangi. Va bene. Vuol dire che me le terrò per me. Ecco, almeno questo si potrà. O il padrone non vuole neppure che si pensi. No, tu ti sbagli. Lui mette il capitale e io metto il mio lavoro. E così, con l'esperienza che ho, gli faccio camminare l'azienda come si deve. Capito? Vedrai, con lui andrai d'accordo. Piuttosto, è con gli altri che dovrai stare tranquillo. Pensa che noi di Milano ci chiamano Baggiani. Baggiani? E perché? Così chiamano quelli di Milano e anche tu vieni di là. Dimmi, Bortolo, da che parte sta Monza? Ma come? Sei appena arrivato e già vuoi ripartire? No, no, dicevo così, tanto per dire. Ah, meno male. Beh, di là. Sentite, Gertrude. Oh, scusate, volevo dire madre. Alcuni miei amici, gente di rango naturalmente, hanno generosamente deciso di prendersi cura della vostra protetta. Ma se quella poveretta sta qui appunto per essere al riparo da quel... No, non giudicatelo male. L'eccellentissimo Don Rodrigo, sa della nostra amicizia. Qualcosa di più di un'amicizia, non vi pare? E quindi non ho potuto rifiutargli un favore, mia nobile amica. Tacete! No, non posso tacere. Perché se non parlo io, parlerà lui domani e sarà peggio. Cos'altro gli avete detto di noi? Io? Niente, né a lui né ad altri. E pensate che io vi creda? No, non chiedo tanto, ma dovrete credere a lui. Perché è stato molto esplicito. Di una brutalità insolita per un gentiluomo del suo stampo.
La morte di quella conversa che sapeva di noi. Una disgrazia alla quale però non fummo estranei. Ma come potete? C'è un modo per non farlo parlare, per salvarci. Voi e io. Che devo fare? Semplicissimo. Basterà che allontaniate questa Lucia Mondella, diciamo oggi stesso, avviandola sulla strada del convento dei Cappuccini. E se rifiutassi? Come credete. Però domani un'inchiesta, un processo, non parlo per me, perché per l'affetto che ancora vi porto sarei disposto ad affrontare tutto come un tempo. Vi ricordate quella sera? La prima volta, nel giardino. Vi prego, messer Egidio, non ricordatemi il mio passato. Farò quello che mi chiedete. Ma promettetemi che non le sarà fatto alcun male. Come potete pensarlo? Avrà a che fare con dei gentiluomini. In quanto a voi, qualsiasi cosa possa occorrervi, sapete dove trovarmi. Io vi ho sempre nel cuore. Andate. Vado. Ormai mi limito ad amarvi in silenzio. Non potete impedirmi anche questo. Andate, vi prego. Ho bisogno di un servizio. Andrete dal padre guardiano dei Cappuccini. Gli direte che ho bisogno urgente di parlargli. Ma, reverenda madre, da sola, per una strada che non conosco. Credevo di potermi fidare di voi, figliuola. Scusatemi, reverenda madre. Andrò subito. Cercate di passare senza essere viste. Che ho fatto? Oddio, non ho più coraggio di pregarti. Aiutami, aiutami. Potrò mai essere perdonata. Bella giovane, ci sapresti insegnare la strada per Monza? Monza è di qua. Vecchia! Sì, mio signore. Sta arrivando una carrozza. Dentro c'è... Ci dovrebbe essere una giovane. Preparale una stanza. Stalle vicino, infondile coraggio. Cosa le devo dire, mio signore? Falle coraggio, ho detto. Vai!
bene? Tutto fatto, mio signore. Ma avrei preferito che l'ordine fosse stato di darle una schioppettata nella schiena. Senza parlare. Senza vederla in viso. Che cosa vuoi dire? Va bene, quella donna, quegli occhi imploranti, quelle lacrime mi hanno fatto compassione. Compassione? E che ne sai tu di compassione? Che cos'è la compassione? Non riesco a capire di che cosa si tratti. Forse è come la paura. Se uno la subisce, non è più un uomo, vero? Non voglio costai nella mia casa. Consegnala a Don Rodrigo. No, aspetta! Fatevi coraggio, figliola. Non abbiate paura. Siete ospite di un gran signore che ha dato ordine di trattarvi bene. Voglio farvi del male. Coraggio, sì. Perché sono qui? Cosa le ho fatto di male io? In nome di Dio. Dio, Dio. Quelli che non hanno forza per difendersi mettono sempre davanti questo Dio. Che mi resta se non implorarlo? Mi ascolti, mi lasci andare. Dio perdona tante cose. Per un'opera di misericordia, mi lasci andare, la prego. Che non le manchi nulla. Che vi avevo detto? Lei è un gran signore. Ora vado a prepararvi qualche cosa da mangiare. Vergine Santissima, tu che proteggi i deboli e gli infelici, se mi concederai la grazia di uscire da questo incubo, di tornare a vedere mia madre, io ti faccio dono della mia purezza per sempre. Così sia. Che diavolo succede? Dove va tutta quella... Cardinale Borromeo è arrivato in paese e vi si tratterà un giorno. Tutta quella gente per un uomo solo. Cos'ha dunque quest'uomo da renderla così festante?
quale preziosa visita. Venite, prego. Come vi sono grato per questa risoluzione. Quantunque per me abbia un po' del rimprovero. Rimprovero? Rimprovero me stesso, poiché era da molto tempo che sarei dovuto venire da voi. Da me? Voi? Sì, io. Perché voi, tra i miei diletti figli, siete colui che amo sopra tutti. Dio è capace di questi prodigi e supplisce alla lentezza dei suoi poveri servi. Ditemi dunque la buona notizia. Quale buona notizia? Ci si può aspettare da un par mio. Che Dio vi ha toccato il cuore. Dio. Dio. Se lo vedessi, se lo sentissi, dov'è questo Dio? E me lo domandate? Chi più di voi l'ha vicino? Egli vi fa presentire una speranza di quiete, di consolazione, di pace. Ma io ho l'inferno nel cuore. Come può la corruzione, la violenza essere oggetto di misericordia? Le vostre azioni, la vostra sciagurata potenza, nulla porta a Dio. Ma quando voi sorgerete ad accusare voi stesso, a condannare la vostra vita, allora sì che Dio sarà glorificato. E nella sua infinita bontà vi libererà di tutte le colpe che gravano sulla vostra anima, ridonandovi quella serenità di spirito che porta alla carità, all'umiltà, a Dio. Dio. Dio, Dio. Figlio, figlio mio, la vostra mano riparerà tanti torti e disarmata e umile spargerà tanto bene. Se penso a tutte le mie colpe, oh Signore misericordioso, ho ribrezzo di me stesso. Ma c'è una colpa che voglio confessarvi. Che desidero riparare. Una povera ragazza. I signori di quella risma, intendo dire come quello che sta da Sua Eccellenza, sono piene le nostre contrade. Purtroppo, vita dura per un povero curato. Dio ci scampi, alla larga. Signor curato, don Abbondio, Sua Eminenza vi desidera. Io? Sì, voi. Desidera me? Che vorrà? Forse c'è un errore. Proprio voi, mio buon curato. Accomodatevi. Tra le vostre parrocchiane ve n'è una che credevate smarrita. Invece essa è stata ritrovata e ora sta presso questo nobile signore e attende che qualcuno la vada a prendere. Chi meglio di voi può assolvere questo compito? Io, Eminenza? Nel contempo manderò ad avvisare la madre. Potrei andare io a avvisare la madre per prepararla, è donna tanto sensibile. No, voi siete più necessario altrove. Grazie. Mio caro amico, tornerete presto. Io tornerò. Quando anche mi rifiutaste, resterei ostinato alla vostra porta, Eminenza. Allora, cosa aspettate? Vado. Vado, Eminenza, sto andando. Permesso. Signore, aspetti, aspetti, sto arrivando. Ma è possibile che devono proprio venire a cercare me, che non cerco nessuno, e tirarmi per i capelli nei loro affari? Io che non chiedo altro che d'essere lasciato vivere. Costui, dopo aver messo sottosopra il mondo con le sue scelleratezze, ora lo mette sottosopra con la conversione. Ma sarà poi vero. E tocca a me farne l'esperienza. E mi tocca anche di andare con lui a casa sua. Ma poi, com'è che costui ha avuto Lucia sotto le sue unghie? Ci può essere sotto qualche diavoleria? Oh, povero me, in che guaio mi son messo. Com'è che ci vuol parlare? Perché?
Perché ci ha voluto tutti qua? Cos'è successo? È vero che vuol partire? Eccolo, mi dirà lui. Ascoltatemi tutti. La strada per la quale siamo andati finora conduce alla perdizione. Non è un rimprovero che voglio farvi. Poiché fui solo io a trascinarvi in ogni sorta di delitti. Ora però sono stato chiamato a mutar vita. E la muterò. Sappiate che fino alla morte non farò più nulla contro la legge di Dio. Sciolgo ognuno di voi dai miei ordini scellerati. Nessuno d'ora in avanti potrà fare del male con la mia protezione. Chi vuol restare a questi patti sarà per me come un figliolo. Chi non vuole gli sarà dato quello che gli è dovuto e potrà andarsene. Pensateci questa notte. Domattina ognuno di voi dovrà dirmi cosa ha deciso. E adesso andate. Tu no, Nibbio. Devo affidarti un incarico. Comandatemi. Corri alla curia e consegna questa borsa e questa lettera alla madre della ragazza. È l'ultimo favore che ti chiedo. Grazie. Dov'è? È in salvo. Sembra che abbia trovato rifugio a Bergamo, ma ancora non ci ha fatto sapere niente. E don Abbondio? Forse non vi hanno spiegato bene, ma è stato sotto pena della vita che mi hanno intimato di non fare quel matrimonio. E vi pare questa una buona ragione per venir meno al vostro dovere? Io ho sempre cercato di farlo, il mio dovere, ma quando si tratta della vita... Ma quando vi siete presentato alla Chiesa per addossarvi codesto ministero, vi ha essa fatto garanzie sulla vita? Avrò torto io, ma il coraggio uno non se lo può dare. Sì, ma bisogna chiederlo alla provvidenza. Ah sì? È vero, ma le ho sentite io quelle parole, le ho viste io quelle facce, avrei voluto vedere voi al mio posto... Scusatemi, non volevo. Se voi sapete che io abbia trascurato qualche mio obbligo, ditemelo francamente. No, monsignore, voi siete un santo. E ora ditemi che posso fare per riparare. Purtroppo i due giovani non hanno più bisogno di voi. Lei dovrà stare lontana dal paese. La farò ospitare a Milano in casa di donna Prassede. Lui è dovuto fuggire a Bergamo per non finire in prigione. E adesso dobbiamo cercarlo. Sì, sì, sì. Voi sapete dove? No, no, no. Pare che stia da un suo cugino, Bartolo o Bortolo, sì. Un filatore o cosa anche del genere. Anche Renzo è un bravo filatore. Non abbiate paura, mamma. È cambiato anche lui, come il suo padrone. Voi siete la madre? Sì. Ecco, per voi, da parte del mio signore. Prego la madre di Lucia Mondella di accettare questi 100 scudi quale dote della figlia per l'uso che crederà opportuno. Oh, mamma, non è possibile. Io e Renzo non possiamo più sposarci. Ma cosa dici? Il cardinale ha detto che penserà lui a far cercare Renzo nel Bergamasco. Lui sa dov'è. Ho fatto un voto alla Madonna. Che voto? Un voto. Un voto. Oh, mamma santissima, ha fatto il voto. Oh, povero Renzo, l'è proprio sfortunato quel ragazzo.
Queste sono le credenziali e questi i soldi che potranno occorrere. Proprio io devo occuparmene. Naturale. Avete combinato il guaio e in parte dovete riparare. Basta che mandiate una persona di vostra fiducia a cercare questo Bortolo o Bartolo che sia presso la filanda di Bergamo. Come vostra eminenza comanda. Bartolo o Bortolo? Che succederà? Così vuole il signore. Renzo Tramaglino? Mai sentito. Strano. Eppure dovrebbe essere in questa filanda. Provate di là. Cercava voi, Renzo. È quello lì, vedete? Presto, nasconditi, dai, non c'è tempo da perdere. Ehi, dite. Cerco Renzo Tramaglino o Bortolo Castagnari, un suo parente. Eccolo lì. Ditemi, nessuno sa dove sia Renzo Tramaglino, nemmeno voi. Renzo Tramaglino? Prego, prego, sedetevi. Dite. Voi siete Bartolo o Bortolo che sia? Sì, Bortolo, il cugino. Io sono il cugino. Renzo Tramaglino è passato di qui circa un mese fa. Gli ho dato un po' di soldi e è ripartito. Non vi ha detto dove andava? Beh, quando uno è ricercato, non fa confidenze. Ma noi, il cardinale, voglio dire, cerchiamo Renzo Tramaglino per comunicargli che... Ma ve l'ho detto, non è più qui, non ne sappiamo più niente. Ma va bene, riferirò. Arrivederci. Arrivederci. Un momento, per favore. Ci è mancato poco che quello si sospettisse. Se n'è andato quel birro? Per fortuna. Ma non c'è da stare tranquilli. Quello veniva da parte del cardinale. Anche loro si sono messi coi prepotenti. Che cosa devo fare? È meglio che tu vada a lavorare in un'altra filanda. A 15 miglia da qui, c'ho laggiù un amico. E cambierai il nome. Ti chiamerai... Antonio. Antonio Rivolta. Antonio Rivolta. Farò fatica ad abituarmi. Non pensavo di dover cambiare nome per stare in libertà. Chi sono? Soldati bergamaschi. Vanno a controllare che non ci siano sconfinamenti dalla parte della Lombardia. È tanto grave la situazione. Sì. I Lanzichenecchi attraverseranno la Lombardia per assediare Mantova. E il Monferrato sono come cavallette, lasciano il segno. Distruzione, incendi. Distruzione, incendi. E quelle povere donne sole, non posso lasciarle senza notizie. Bortolo, devi scrivere, subito. Cara Agnese, ne ho passate tante che a raccontarle ci vorrebbero giorni. Adesso vado a lavorare in un paese vicino. E ho deciso di farvi avere mie notizie. Ehi, come corri? Spero con tutto il cuore che voi non abbiate a patire per i duri giorni che verranno. Scrivi, fa presto. Anche qui la situazione è molto grave. Il cibo comincia a mancare. Ovunque. L'esercito alemanno, soldati di ventura chiamati Lanzichenecchi, più che dalle paghe erano uomini attirati a quel mestiere dalle speranze del saccheggio e a tutto ciò che c'era da godere e da portar via. E il rimanente poi lo distruggevano o lo rovinavano. Erano 27.000 fanti e 7.000 cavalli. Siamo lieti di saperti in buona salute. Qua nello stato di Milano corrono tempi duri. La soldataglia è ovunque, in alutti e rovine sulle nostre terre. Da giorni nelle strade non si sentono che voci supplichevoli.
e di notte non si sentono che gemiti, lamenti, invocazioni, urla disperate. Le botteghe sono chiuse, le fabbriche sono deserte, dappertutto c'è uno spettacolo di miseria. Garzoni e giovani licenziati dai padroni vanno di porta in porta a chiedere pane e altri si abbandonano sul lastrico consumati dalla fame e altri ancora si litigano la poca elemosina che è possibile ottenere. Con l'aiuto della provvidenza noi abbiamo trovato un rifugio sicuro. I lanzichenecchi non fanno che strage, incendiano, saccheggiano, uccidono e non si sa perché. Sarà il castigo di Dio per le cose cattive che gli uomini hanno fatto. Anche Don Rodrigo, quel prepotente, si è rifugiato nel suo palazzo di Milano e so che ancora cerca di insidiare Lucia, che però sta al sicuro a Milano, da dove ti scriverà presto. Le ho dato il tuo indirizzo. Ti scriverà lei. Noi tutti preghiamo affinché questo flagello finisca presto. Abbi cura della tua salute. Antonio Rivolta, si può? Antonio Rivolta? Sì. È arrivato adesso da Milano. Leggimela. Caro Antonio, come saprai, ho trovato ospitalità a Milano presso la famiglia di Don Ferrante e Donna Prassede, dalla quale sono trattata come una figlia. Ora che il peggio è passato, ti debbo confidare che ho fatto un voto. Renzo caro. Renzo? Sì, leggi, mi chiamo anche Renzo. Renzo caro, si vede che era destino. Ti invio 50 scudi d'oro. Va avanti. Dono di un nobile signore, coi quali potrai cominciare una nuova vita e dimenticarmi. Sarà dura per tutti e due, ma sia fatta la volontà di Dio. Lucia. Avanti, leggi. Non c'è altro. Ma come, non c'è altro? Ma che diavolo hai letto? Sei sicuro? È quello che c'è scritto. Non è possibile. Voto. Io non capisco. Scrivi. Anzi, non scrivere niente. Che disgrazia, guarda. Rovina. E adesso come faremo? Tutto distrutto. Già voi. Intanto la roba che avevo seppellito tutta l'hanno portata via. L'argenteria, gli oggetti sacri della chiesa. E voi allora che non vi occupate mai di niente? Perpetua, perpetua, sempre perpetua. Ma chi è stato? Oh, sono dei vandali, tutto hanno distrutto. Signor curato! Vedi, anche le piante. Signor curato! Signor curato, venga con me! C'è un uomo che sta morendo! Venga, venga con me, laggiù, alla sala di Tonio! Aspettatemi! Striscia di territorio percorsa dall'esercito dei lanzichenecchi, s'erano trovati cadaveri nelle case, qualcheduno nelle strade. Poco dopo, in questo, in quel paese, cominciarono ad ammalarsi, a morire persone, famiglie, di mali violenti che tutti giudicavano che fosse peste. E peste era, che il Tribunale della Sanità aveva temuto che potesse entrare con le bande alemanne nel milanese, e c'era intero, come è noto, ed è noto parimenti che non si fermò qui, ma invase e spopolò una buona parte d'Italia. Ed ogni scoperta che gli si riuscisse fare, il tribunale ordinava di bruciare robe, metteva in sequestro case
mandava famiglie al lazzaretto. È stata una magnifica serata, amici. Ah, naturalmente. Non sarà l'ultima che trascorreremo insieme. Certo. A domani. A domani. Che t'avevo detto, Griso? Qui a Milano si vive la vera vita. La pestilenza è tutta una fandonia. Roba da povera gente. Mi è sembrato che Don Rodrigo si sentisse male. Forse è stato quel vino. Ne ha bevuto un po' troppo, non vi pare? Esatto, un po'. Vi sentite male, signore? Non è nulla. Mi occorre solo una buona dormita. Griso, tu sei sempre stato il mio fido. Ti ho sempre fatto del bene. Per bontà vostra, signore. Mi sento male, Griso. Me ne ero accorto. Ti farò del bene ancora di più. Ora, ascoltami. Vai da quel chirurgo che conosci. È uno che sa tenere i segreti se lo si paga bene. Digli che venga qui subito. Bene, signore. Vado e torno. Guardo, ne sono sicuro. Ho bisogno di riposo. Sono ricco. Devo vivere. Solo i poveri muoiono così. Acqua! Un sorso d'acqua! Carletto! Biondino! Mi sento bruciare! Infame, canaglio, lasciatemi ammazzare quell'infame! No, no, vi darò molto denaro! No, mi curerò, guarirò! No! Cos'è successo? Hanno preso un untore e gli danno quel che si merita. Scendeva dalla soglia d'uno di quegli usci una donna, il cui aspetto annunziava una giovinezza avanzata, ma non trascorsa. E vi traspariva una bellezza velata da un languore mortale. No, non me la toccate. Ecco, tenete. Promettetemi di non levarle nulla di dosso. Mettetela sottoterra così. Addio, Cecilia. Riposa in pace. Stasera verremo anche noi. Per restare sempre insieme. Prega intanto per noi, che io pregherò per te e per gli altri. Passando di qui verso sera, salirete a prendere anche me. E non me sola. La
Scusate, la casa di Don Ferrante, sapete dove è? Da quella parte, da dove vengono quei poveretti. Fate attenzione, sono appestati. Vabbè, io la festa ce l'ho già avuta, l'ho scappata. Andate da quella parte, prendete la strada a destra al primo palazzo. Grazie. Perdonate, signora, mi potete dire se sta qui a servire una giovane di campagna di nome Lucia? Non c'è più, andate. Un momento, per carità, dov'è? Al lazaretto. Vi prego, per l'amor del cielo, signora, con la peste. Già, roba ne va, eh? Andate. Aspettate, era ammalata molto. Ditemi, quanto tempo è? Signora, per carità, signora, una parola. Signora! Signora! Ah, dottore! Sì, dottore! Dammelo, dottore! Mi dammelo! Brutta strega bugiarda! Sta zitta! Pigliatelo! Jamil! Deve essere uno di quelli che vanno in giro a ungere le porte dei galantuomini! Coraggio, si faccia avanti, che lungerò io. Vai, ci muovete. E voi chi ci muovete? Bene. Una. E anche questo fa. Andiamo, vai. Bravo, bel colpo! Sotto la protezione dei monaci. I birboni, che la peste risparmiava e non atterriva, avevano trovato una nuova occasione d'attività ed una nuova sicurezza di impunità che, anzi, l'uso della forza pubblica stessa venne a trovarsi in gran parte nelle loro mani. Questi erano i monatti, principalmente divenuti arbitri di ogni cosa. Entravano da padroni e da nemici nelle case e, senza parlare dei rubamenti, trattavano gli infelici, ridotti dalla peste a passar per tali mani, e mettevano quelle mani infette e scellerate sugli uomini sani se non venivano riscattati con danari. Portavano un campanello attaccato al piede, come era prescritto quale distintivo. Vi ringrazio della vostra carità, Dio ve ne renda merito. Ah, povero Untorello, non sarai te quello che impesti Milano. Soccorso! Aiuto! Sono il Griso! Certo. Vi darò molto denaro! Ho le sostanze del mio padrone, Don Rodrigo! Aiutatemi! Oh, no! Che fate? Dove mi portate? Dai morti, no! Io sono vivo! Dai morti, no! Si immagini il lettore il recinto del lazzaretto, popolato di 16.000 avvestati. Questo spettacolo noi non ci proponiamo certo di descriverlo a parte, né il lettore lo desidera. Solo seguendo il nostro giovane ci fermeremo alle sue fermate e di ciò che gli toccò vedere diremo quanto sia necessario. Thank you.
padre Cristoforo. Tu qui. Padre, è più di un anno che non abbiamo sue notizie. Lei come sta, padre? Come sta? Come sto? Meglio di questa povera gente. Ma tu perché vieni ad affrontare la peste? L'ho avuta e mi sono salvato. Ma perché sei qui? Io vengo a cercare Lucia. Lucia? E qui vi siete sposati? No, padre. Ma non sa niente di quanto è accaduto? No, figliolo, non ho saputo più nulla. Eri ricercato, che hai fatto? Niente, padre, niente. Ti credo e lo credevo anche prima. Ma aspetta. Padre Vittore, sentite, abbiate cura per qualche istante di questa creatura. E tu, Renzo, segui. Chi può allattare questo angioletto? Me lo dia a me. Il cielo mi ha preso la mia creatura e adesso me ne manda un'altra. Ora sono solo, con la speranza di trovarla ancora viva. Ma sai almeno dove l'hanno messa? Qui sono passati più di 15.000 sventurati. Non so niente, padre. So solo che devo trovarla. Aspetta. Oggi porteremo i guariti in processione. Potresti cercarla fra quelli. Certo, padre. Ma se non la trovo... Se non la trovi... vedrò di cercare qualcun altro. A Milano o nel suo maledetto palazzo lo troverò quello scellerato. Renzo! E se la peste non ha ancora fatto giustizia, allora io... sciagurato! Guarda, come puoi parlare di vendetta qui, dove la gente muore divorata dal male e non ci sono medici, l'assistenza è insufficiente, siamo abbandonati a noi stessi. Guarda chi è colui che castiga e che perdona, ma tu vuoi fare giustizia. Ho sperato che prima della mia morte Dio mi avrebbe dato la consolazione di rivedere Lucia, di sapere che sarebbe venuta in preghiera sulla mia tomba. Ma egli certo non l'ha lasciata in terra per te, indegno come sei d'ogni speranza e consolazione. E ora vattene, ho altro a cui pensare. No, padre, non mi scacci. Io ho ascoltato quando chiedevi aiuto. Non posso starti vicino adesso che hai nel cuore la vendetta. Io gli perdono per sempre, padre. Lo sai perché porto quest'abito? Perché? Lo so. Ho odiato anch'io. E l'uomo che odiavo l'ho ucciso. È un prepotente, uno di quelli... Zitto. Credi tu che se ci fosse stata una buona ragione io non l'avrei trovata in 30 anni? Ricorda che Dio può fermare la mano di un prepotente, ma anche quella di un vendicativo. Sì, capisco. Mi sono lasciato trasportare dall'ira. Ma spero che mi comprenderete, padre. E se tu lo vedessi? Pregherei il Signore di toccargli il cuore. Ebbene, vieni con me. Vedrai l'uomo che cerchi. Guarda. Ecco l'uomo su cui tu volevi infierire. È in questo stato da 4 giorni ormai. Forse Dio gli ha concesso di vivere per dargli la possibilità di ricevere il tuo perdono. Va ora. Va a cercare colei che ti sta a cuore. E qualunque sia l'esito delle tue ricerche, dammene notizia. Thank you.
Lucia, ti ho trovata. Sei proprio tu. Sei viva. Tu? Ma com'è possibile? È la peste. L'ho avuta ed è passata. E tu? Anch'io. E mia mamma. Ho saputo che a Pasturo credo stia bene. Ma tu, perché sei qui? Ma come? Perché? Dunque non sai, non hai ricevuto la lettera della mamma e la mia? Sì. E io ti dico che sono promesse che non contano niente. Belle cose da scrivere a un disgraziato. Renzo, tu non sai quello che dici. Devi dimenticarli. Io non potrò mai più essere tua. Adesso andremo da padre Cristoforo che ho avuto la fortuna di trovare qua. Lui ci potrà dare un consiglio. Padre Cristoforo. Dai, digli del voto. L'ho fatto per ringraziare Dio che vi aveva salvato da una situazione tremenda. Il Signore, figliola, gradisce i sacrifici e le offerte. Appunto! Ma io cosa c'entro con Basta, questo? Basta, Renzo. Ma voi non potevate offrirgli la volontà di un altro al quale l'avate già in precedenza obbligata. Allora ho fatto male. Ho peccato. Se ha fatto male. Altro che male. No, figlio. Anzi, la Vergine avrà certo gradito l'intenzione del tuo sacrificio. Tuttavia, non vedo perché vi debba voler separati. In qualità di ministro della Chiesa, se tu lo desideri, io ti sciolgo dal voto. Sei tu che devi decidere. Hai sentito? Sei contenta? Va bene. Allora lo chiedo. Ma guarda che cosa ha inventato questo. Renzo. Oh, padre, non lo dico più. Pioverà. Speriamo. Speriamo che Dio misericordioso ci esaudisca. E così Renzo e Lucia, finalmente liberi, si uniscono in matrimonio. Tante sofferenze, tante privazioni, tanti patimenti hanno insegnato loro che anche la condotta più cauta e più innocente non basta a tener lontani i guai e che, quando questi vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li radolcisce e li rende utili per una vita migliore. E questo è il succo di tutta la storia, la quale, se non v'è dispiaciuta affatto, vogliatene bene a chi l'ha scritta e anche un pochino a chi l'ha raccomodata.